Allora, Daniela, sì. Altra tua opera. Sì. Stavolta voglio fare il contrario, voglio dirti prima cosa vedo io. Sicuramente due sensazioni, chiamiamoli stati d'animo, diversi. E poi, soprattutto, vedo non una distinzione netta tra questi due stati d'animo, ma quella la leggo quasi come una curva, con degli alti e dei bassi. Elettrocardiogramma. Tu dicevi elettrocardiogramma. Elettrocardiogramma. In che momento hai messo su tela quest'opera? Beh, diciamo che sicuramente hai ragione sul fatto che sono due stati d'animo diversi. Qui ho voluto rappresentare da una parte la notte, o meglio il crepuscolo, e comunque sia un momento un po' la fine della giornata e la fine di qualcosa, quindi è un momento un po' particolare, triste, diciamo, tra virgolette, e l'ho voluta rappresentare in alto. La parte sotto, separatamente, è uno stato di euforia, è la primavera, quindi ecco, i due stati d'animo di ognuno di noi, che comunque vivono tutti i giorni in noi. L'euforia più totale a magari quel momento in cui ti senti un po' più malinconico. E quindi quella curva sono i momenti sono nell'arco della giornata, nell'arco della giornata, delle settimane. Quella curva va a rappresentare il momento in cui ti senti magari positivo al 100% e quello in cui stai un po' più malinconico e hai bisogno più della tua intimità, insomma. Stamane noi siamo la parte di sopra. Noi siamo, sì, in primavera totale. Perfetto, grazie.